complesso manicomiale è stato terminato negli anni 30, però ha incominciato a operare già nella prima guerra mondiale, per cui questo era già attivo. Sono più di 2000 metri quadri, come vedete. Quello che invece vedrete oggi è un capitolo che legge la memoria e la storia dell'istituzione. Queste invece, vedete, sono tutte le finestre originali del padiglione. Questo è l'unico reparto che mantiene ancora le finestre originali all'inizio del secolo. Prima di entrare in questa cavità, no? Perché sì, tanto dentro, questo possiamo seguire. Stanno arrivando altri scaglionati, perché Roma è random. Con i trenini andremo nella parte opposta della città, è quasi un'avventura vera, perché da nord a sud. Queste esplorazioni, questo walk, questo camminare, l'abbiamo chiamato walk perché il primo era un talk, era una conversazione di apertura in cui abbiamo lanciato il progetto sulla città, Digital Caput Mundi, con Umberto Croppi, che è l'assessore alla cultura del Comune di Roma. Ok, possiamo entrare, il percorso non ha un tempo, se non una tappa finale dove Pompeo ci darà molte informazioni, perché è un po' la sua attività principale. Mediamente la nostra visita dura un'ora e mezza ed è una visita peraltro parziale, perché i contenuti che abbiamo all'interno di questo museo sono, diciamo così, tali da poterci passare almeno 3 ore per avere la totale documentazione del percorso. Quindi è un percorso che è stato costruito affinché gli interessati tornino, soprattutto gli studenti con cui noi lavoriamo, che tornano con i loro insegnanti, tornano per gli approfondimenti. Il nostro target è dato quasi esclusivamente al 90% da studenti delle scuole secondarie superiori di secondo grado, quindi è un lavoro impegnativo. Quindi vado per... Di fare un'esperienza come se fossimo al di fuori del muro, questo che segna le caratteristiche, diciamo, dell'esclusione sociale, quindi non soltanto la dimensione storica dell'internamento, perché questo non è un museo solo della psichiatria, ma a partire da quella storia ne leggiamo altre. Quindi noi attraversiamo quest'area del museo come se lavorassimo ancora all'esterno della dimensione di separazione tra l'inclusione e l'esclusione, tra le possibilità e le non possibilità, le opportunità e le non opportunità, la diversità e la normalità, che ognuno la chiami come vuole, e due parti si devono ricongiungere. È un'esperienza anche questa molto, per qualcuno sicuramente molto forte, perché è molto difficile riuscirci. Ci si riesce soltanto quando il contatore è a zero, ma tu guardi quello che sei stato un attimo fa. L'immagine ovviamente è riportata, è ritrasmessa, e quindi infatti se tu vai avanti, alzi, adesso sei a zero, puoi tornare un po' indietro, ok. Adesso prova ad alzare una mano, vedete? È quasi ancora in tempo reale, abbassa la mano, rialzala. Vedete la sua immagine nello specchio? Non sta alzando la mano, vedete? Sta facendo altro. E lei non è lei ora, lei è come era qualche secondo fa. Generiamo voci nella testa. Facciamo in modo di far capire alle persone che cosa significa sentire qualche cosa di estraneo che ti possiede, che non sono i tuoi pensieri, ma che sono i pensieri degli altri, che ti entrano nella mente, nella tua mente, ma ti entrano nel corpo.
nel tuo corpo, e lo facciamo senza utilizzare dispositivi esterni, lo facciamo con le mani. Allora, lo facciamo però facendo sentire una lista della spesa, non mettiamo nulla di drammatico, diciamo, no? L'aspetto interessante è che queste voci sono veramente in questo corpo, sono qua, sono nel corpo, entrano nel corpo. Walk in Digital Caput Mundi, una passeggiata, abbiamo preso i treni, tre treni diversi, abbiamo solcato, altrimenti non ce l'avremmo mai fatta, con la macchina ci si metteva forse di più, ci abbiamo messo credo 65-70 minuti. Questo Walk in Digital Caput Mundi è un'esplorazione per lanciare uno sguardo d'insieme sull'innovazione, sulle culture dell'innovazione che ci sono a Roma. Abbiamo messo insieme quell'appuntamento, un museo della mente, una delle cose più interattive di questa città, perché l'ha allestito Studio Azzurro, e l'idea di arrivare qua a Block TV, nella impresa che abbiamo scelto come la più emblematica, di che cosa? È del 2.0, questa impresa 2.0 per eccellenza. C'è Jospers, che è una community di viaggi dello spirito, eccola qua, dove tutte le persone che hanno fatto dei pellegrinaggi, dei viaggi dello spirito, condividono foto, video. La versione italiana è nata come un programma televisivo, andava su Discovery, serviva per raccogliere i materiali video delle mamme, cioè le mamme raccontavano le loro esperienze, guidati dalla redazione, caricavano una serie di video a seconda appunto del bisogno della puntata, dell'autore, però erano tutti video fatti da loro, con la loro vita, le loro esperienze.